Speciale lezione 2013, sempre all'Hotel Bolivar con Gianni Colaccione in regia e senza barcode. Incontriamo un altro candidato della lista Amnistia, Giustizia e Libertà, Rocco Belardo. Ciao. Ciao Rocco. Allora, Rocco è il consigliere regionale uscente dalla giunta, insomma, da tutto quello che è successo alla Regione Lazio. Noi l'abbiamo scritto e riscritto e rispiegato, vorremmo sentircelo spiegare anche da lui. Che cosa è successo alla Regione Lazio? È successo che i radicali, Giuseppe Rossovita e io, che eravamo lì, abbiamo reso pubblico il bilancio del nostro gruppo. C'è stato un giornalista importante a cui l'abbiamo raccontato, si chiama Sergio Rizzo, e dalla pubblicazione di quell'articolo si è potuta conoscere la verità su una questione fino a quel momento nascosta, cioè i fondi ai gruppi, come venivano amministrati sia da parte del Consiglio regionale del Lazio, ma anche di tutti i consigli regionali delle altre regioni d'Italia. Il Consiglio regionale del Lazio ha avuto la specifica connotazione di avere dei capogruppo, come quelli del PDL e dell'Italia dei Valori, da una parte Fiorita e dall'altra Maruccio, che hanno utilizzato quei fondi del gruppo addirittura per questioni loro proprie, almeno così sta, queste sono le indagini della magistratura fino a questo momento, lo si vedrà. Però ecco, in breve la storia è questa: abbiamo reso pubblici i nostri bilanci, abbiamo praticato la trasparenza e questo ha consentito da una parte la conoscenza dei cittadini e dall'altra l'impossibilità per la maggioranza e per la giunta Polverini di proseguire stante lo scandalo che poi ne è emerso. Hanno fatto anche dell'altro, abbiamo seguito recentemente insieme a Grazia Santarsiere una conferenza stampa dove è girato un volantino che era la copia di un bonifico di 360.000 euro. Che cos'era questo? Una parte di questi fondi, la grande parte di questi fondi che sono rimasti sul nostro conto del gruppo, li abbiamo restituiti. Siamo stati l'unico gruppo ad averlo fatto, almeno fino ad oggi. Tutti gli altri, diciamo, addirittura qualcuno ci ha detto che era in debito e quindi non è che aveva le casse prosciugate, non si sa come avesse fatto, però l'Italia dei Valori ci ha risposto così, gli altri neanche ci hanno risposto e non sappiamo cosa ci faranno di questi residui. Probabilmente sono stati tutti spesi e anche a fronte di una campagna elettorale che, anche se con toni bassi, però ha spese sempre molto ingenti per tutti i candidati e per tutte le liste, molto probabilmente sono state utilizzate illegittimamente proprio per finanziare queste campagne elettorali, come peraltro racconta Fiorito quando il magistrato si trova dinanzi a lui a porgli delle domande sull'utilizzo di questi fondi. Lui dice: a me servivano per la futura campagna elettorale, che poi lui parlava di quella della Camera o del Senato, insomma del Parlamento, ma molto spesso, anzi tanti soldi vengono utilizzati nelle regionali perché lì si ricerca il cosiddetto voto di preferenza. Rocco, devo farti una domanda. Oggi è San Valentino. Cosa c'entrano le liste regionali, listino, le donne, una lista che entra, una lista che esce? Cosa è successo con la lista Amnistia, Giustizia e Libertà? È successo che per una porzione della campagna elettorale siamo stati esclusi, completamente esclusi, perché ci dicevano avessimo troppe donne dentro il nostro listino regionale, erano 5 donne e 4 uomini. In realtà era una lettura, a nostro modo di vedere, sbagliata, perché il quinto uomo era il candidato presidente, quindi c'era una parità di genere, ma insomma il paradosso della legge voleva, scritta per far entrare le donne nella politica, eccetera, perché veramente le percentuali sono da paesi del Medio Oriente, anzi neanche, ma insomma sono da paesi che non occidentali, non europei, ecco. Rappresentanza femminile che invece era salvaguardata da 5 presenze su 9, quindi da una in più rispetto a quella maschile, in realtà per una lettura distorta della legge imponeva al TAR di escluderci, anzi all'ufficio elettorale. Abbiamo fatto ricorso al TAR e il TAR ci ha riammesso, non tanto perché avessimo una donna in più, ma perché ha accettato il ritiro della candidatura di una donna e quindi si è ristabilita la parità di genere. Ma il paradosso che ne è emerso in tutta questa vicenda, da una parte è che ci hanno tolto giorni di campagna elettorale e dall'altra è che una legge fatta per le donne, diciamo, proprio nel momento in cui le donne sono una di più degli uomini, facevano escludere la lista che tante ne aveva presentate.
Con Rocco Berardo non vogliamo parlare ora di diritti civili e di diritti di famiglia, un po' perché abbiamo un altro candidato sempre della stessa lista, che è Alessandro Gerardi, che ha rilasciato le sue dichiarazioni, e un po' perché tutto senza barcode si muove un po', diciamo, all'ombra di ciò che hanno fatto i radicali proprio sui diritti civili. Non posso non chiederti cosa sta succedendo adesso con Zingaretti, e soprattutto, è vero che Zingaretti vi ha ricattato? No, la storia è... anzi, sono due storie diverse. C'è una prima storia, una prima fase in cui ci sono stati degli incontri con Zingaretti, ma quella riguarda, diciamo, le alleanze politiche, e quella vicenda racconta di una base del PD che non voleva i propri consiglieri eletti nella scorsa legislatura ricandidati in queste elezioni, per le tante denunce che poi noi radicali abbiamo fatto e che ci hanno visto da soli all'opposizione, mentre i consiglieri del PD votavano gli sprechi insieme alla maggioranza della Polverini. Per questo la rivolta della base del PD ha imposto, diciamo, la decisione di usare il criterio di non ricandidare questi consiglieri. Però questo criterio l'ha usato Zingaretti per tutti quanti, e quindi quelli che sono stati i colloqui iniziali si sono interrotti, perché Zingaretti voleva imporre alla lista radicale di non candidare i due consiglieri uscenti, cioè Rocco Berardo, che sarei io, e Russo Di Vita, l'altro, proprio quelli che in qualche modo avevano fatto emergere tutti questi sprechi, lo scandalo Lazio, eccetera, che avevano, diciamo, innescato anche la rivolta degli stessi militanti del PD contro i consiglieri del PD. Ora, i consiglieri del PD sono per la maggior parte candidati ed eletti sicuri in Parlamento, quindi non si capisce il criterio utilizzato, diciamo, dal Partito Democratico in generale, e invece Zingaretti ha imposto la nostra esclusione. Poi c'è stata un'altra storia, forse era quella che mi chiedevi in questo momento, che è più d'attualità, e che è la vicenda dell'esposto di Pannella attraverso il candidato presidente Giuseppe Rosso Di Vita, che è avvocato, relativamente a questi rimborsi previdenziali che sono stati pubblici, diciamo, perché dati dalla provincia rispetto a un contratto a tempo indeterminato venuto in essere qualche giorno prima che ci fosse poi la candidatura ufficiale di Zingaretti a presidente della provincia. È una vicenda che noi abbiamo raccontato per quella che è, per quella che ci è stata comunicata attraverso delle carte che ci sono arrivate dall'interno della provincia di Roma. Le abbiamo semplicemente girate alla magistratura, come veramente in tante altre occasioni ci è capitato di ricevere delle carte che non abbiamo fatto altro che girare alla magistratura, che avrà il compito di vedere, se non altro, se ci sono delle questioni da discutere, se aprire l'indagine, se ci sono delle ipotesi di reato, eccetera. Noi siamo garantisti, cioè, anzi abbiamo proposto anche a Zingaretti di superare la questione, diciamo, della magistratura ordinaria e fare un giurì d'onore per scoprire e dirci se era giusto o meno avere e utilizzare quel contratto, farlo un giorno prima. Il paradosso che era un comitato provvisorio del PD che assumeva a tempo indeterminato un eurodeputato che il giorno dopo sarebbe stato candidato presidente della provincia. Siccome i meccanismi di una legge che tra l'altro hanno fatto scandalo, perché la vicenda dei rimborsi d'oro coinvolge tantissimi consiglieri provinciali che si sono fatti assumere fittiziamente per avere corrisposto lo stipendio medesimo dell'assunzione fittizia, chiamiamola così, Zingaretti dice: ma io sono stato sempre dipendente dei DS e poi del Partito Democratico. Sta di fatto che la vicenda può avere dei contorni da approfondire. Ora, noi abbiamo semplicemente girato alla magistratura queste informazioni, non aspetteremo la risposta della magistratura. Ecco, l'accanimento con cui hanno risposto tutto l'entourage del PD, lo stesso Zingaretti, devo dire che sono eccessive, perché siamo d'accordo con la ricostruzione che fanno. Noi abbiamo solo esposto dei fatti, vedremo se questi fatti poi, che coincidono anche con la loro esposizione, rilevano ai fini di un'indagine giudiziaria. Grazie a Rocco Berardo per questo. Vale, l'abbiamo fatto perché Zingaretti dice,
trasparenza. Noi la pratichiamo anche e quindi non potevamo nascondere delle carte che c'erano state girate. Ecco, in nome della trasparenza, la stessa trasparenza che chiede Zingaretti e che vuole Zingaretti nel suo programma e per governare la Regione Lazio, noi l'abbiamo semplicemente applicata per delle carte che ci sono arrivate. Beh, allora ti faccio un'altra domanda. Si è parlato molto di anagrafe pubblica. Spiegacela bene, perché senza barcode arrivano spesso domande e informazioni che secondo me non sono corrette. Quindi spiegaci tu, qual è la proposta dell'anagrafe pubblica dei radicali? L'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati è in sintesi la responsabilizzazione delle istituzioni e della politica nel far conoscere a tutti, pubblicamente quindi, sia l'anagrafe patrimoniale di ciascun consigliere regionale, consigliere comunale, parlamentare, la propria dichiarazione dei redditi, eccetera, da una parte, quindi questa per quella degli eletti, ma anche per quella dei nominati, per la pubblicazione di tutti i curriculum. Ci sono tantissime persone che vengono chiamate esternamente a dare delle consulenze e questo costa allo Stato italiano, ma alle varie amministrazioni di ogni livello, tantissimi soldi, e sappiamo bene che poi c'è solo l'amicizia a dettare questo tipo di assunzioni, perché all'interno dell'amministrazione ci sono tantissime persone e competenze che non vengono sfruttate. Allora ci mettano anche online tutti i curriculum delle persone che sono chiamate ad essere direttori generali delle ASL, ad essere commissari dei parchi, ad essere insomma nominate dalla politica. E vediamo, devono rendere conto, dunque la politica deve rendere conto nelle sue scelte ai cittadini sul perché fa determinate nomine, quanto costano quelle nomine, e questa si chiama anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, appunto perché ci sia il massimo trasparenza nel rapporto tra politica, istituzioni e cittadini. Perfetto, allora grazie a Rocco Berardo per la lista Amnistia, Giustizia e Libertà, Gianni Collaccione in regia, grazie a Sant'Arsiere per l'articolo e Sheila la voce.